Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un problemino. I miei amati Infradito mi hanno abbandonato. Considerando che diciamo che il loro lavoro l'hanno anche abbondantemente eseguito, nel senso che sono già qualche anno che ce li ho, potrei anche buttarli. Ma ormai dovreste conoscermi e a me non piace buttare via le cose. Se posso ripararle, se posso riciclarle, sono contento e quindi ora ci proverò. Per quanto riguarda il destro, nessun problema, funziona ancora, è tutto perfetto. Però proprio quando ero in vacanza è successo che sul sinistro, la parte sottostante, tiene il pezzo di plastica, insomma, che va in mezzo tra il primo e il secondo dito, si è rotta. Quindi questo lo mettiamo da parte. E ora vediamo che da questa parte si sfila totalmente, quindi ovviamente rende impossibile l'utilizzo. Io avrei pensato di fare una cosa del genere. Ho visto che nel mio cassettino delle viti e delle rondelle ho trovato un paio di rondelline molto sottili e larghe a sufficienza da far passare intorno alla plastica. E poi ho visto che c'è anche un chiodino che potrebbe andare a fare questo lavoro. Quindi ora per prima cosa procederò scaldando un chiodo per poter praticare un buco nella plastica. Ovviamente né troppo in alto né troppo in basso. Dobbiamo raggiungere un compromesso tra il fatto che debba essere stabile, e però io ci devo anche poter infilare il piede dentro, quindi non può essere troppo in alto, altrimenti non sarebbe comunque utilizzabile. E ce l'abbiamo fatta. In pratica con questo noi andiamo a sostituire quello che si è rotto e dovrebbe durare ancora per un po' di tempo. Magari anche di più di quello che è durato l'originale, anche se devo dire che è durato anche tanto, non avrei mai pensato così tanto. Ora andiamo a mettere una o due rondelline, tanto sono molto sottili, le ho trovate sottili quindi vanno bene per fare questo lavoro, e andiamo ad inserire il chiodino dall'altra parte. Ecco qua. Considerando che c'è comunque un intercapedine, cioè la parte dove ho messo le rondelle non tocca terra, cioè resta incassata nella suola, praticamente fa proprio al caso nostro, possiamo metterci quello che vogliamo perché non toccheremo mai terra, quindi non sentiremo sfregare, cioè, il rumore del metallo sul terreno o sulla piastrella, non rovineremo nemmeno il pavimento. E ora, giusto per una sicurezza in più, lo ricopriamo di colla. Così, oltretutto, non si vedrà neanche più niente. Anche per questo video è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio per la visione. Iscrivetevi al mio canale se volete restare aggiornati. E alla prossima.